Benvenuti cari amici per una nuova puntata del nostro viaggio alla scoperta dei messaggi nascosti nelle opere dei grandi maestri del passato. Vorrei innanzitutto ringraziarvi per la vostra amicizia, per i tanti messaggi che mi avete inviato, come migliorare questo canale e vi ringrazio per la vostra gentilezza, un grazie di cuore. Detto questo, vediamo l'opera che analizzeremo oggi insieme. Si tratta di una pala d'altare, cioè destinata a una funzione pubblica. Pubblica, per essere contemplata dai fedeli, per pregare appunto e anche per trarre un messaggio dal soggetto rappresentato. Ricordiamo che per secoli l'arte è stato uno strumento per veicolare le verità di fede, per veicolare i messaggi, i grandi eventi della Sacra Scrittura. Infatti si è parlato per molto tempo della Bibbia dei poveri, cioè l'unico strumento che i poveri avevano per conoscere le verità di fede, perché gran parte della popolazione era analfabeta e quindi non sapeva leggere la Bibbia direttamente. Una parola sull'autore di questa pala. Si tratta di Federico Marocci, pittore e disegnatore italiano. Nasce a Urbino circa nel 1526 e ad eccezione di due volte che ha fatto dei viaggi, due volte che è stato a Roma, per il resto della sua vita è rimasto sempre nella sua patria dove era nato, appunto a Urbino. Ricordiamo che è stata Urbino anche luogo di nascita del grande Raffaello. Esponente della corrente manierista e sicuramente uno dei più importanti della corrente della Controriforma e da tutti unanimemente considerato uno dei precursori della grande stagione barocca. Nell'ultimo soggiorno romano si ammalò di disturbi intestinali e temendo di essere avvelenato si lasciò Roma e tornò appunto nella sua città a Urbino. Per questo, come è riconosciuta da molti dei suoi contemporanei, aveva un carattere chiuso, un po' paranoico, cioè vedeva un po' delle persone gelose, delle persone che potevano attentare alla sua vita attorno a lui. La circoncisione di Gesù, dicevamo, è una pala d'altare eseguita nel 1590 e infatti sia la data sia il nome dell'autore si intravedono, sono scritti nell'inginocchiatoio proprio posto ai piedi della Madonna. Venne realizzata questa pala per una chiesa della Compagnia di Gesù che si trova a Pesaro. Questo tema iconografico è particolarmente caro, cioè quello della circoncisione di Gesù, è particolarmente caro all'ordine dei Gesuiti. Perché? Perché durante questo rito al bambino veniva imposto il nome. Ora, siccome questo bambino si chiamerà Gesù e il nome della Compagnia di Gesù, appunto, dei Gesuiti, deriva dal nome del bambino, ecco che in quasi tutte le chiese dei Gesuiti la pala d'altare è rappresentata proprio da questo episodio poco conosciuto, poco diffuso nell'arte appunto della circoncisione di Gesù. Durante le spoliazioni napoleoniche, dopo il Trattato di Tolentino del 1797, questa opera purtroppo fu portata a Parigi, venne esposta per un certo periodo nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi e oggi si trova al Louvre. Fonte dell'evento che ci è narrato nell'opera è il Vangelo di Luca, che ci informa in questi termini. Quando furono passati gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. L'evento quindi è liquidato da Luca con soltanto un versetto, ma è importantissimo perché questo evento prefigura quello che sarà il resto della vita di Gesù, cioè Gesù nasce per donarci la vita, per darci il suo sangue. Infatti, nell'episodio della circoncisione era il primo momento in cui il bambino dava del sangue a causa appunto di questa incisione, di questa operazione. Un antico inno così si esprimeva proprio a proposito di questo rito. Nel suo amore per l'umanità, il Salvatore in fasce si lasciò avvolgere, non disdegnando la circoncisione della carne. Tu che abbracci l'universo intero sei avvolto nelle fasce. Signore, gloria a te. Nel dipinto che vediamo, al centro si trova, ecco,
qui rappresentato il sacerdote che sta tenendo in braccio il piccolo Gesù, e di spalle un serviente con questa veste gialla sta praticando appunto l'incisione che fa parte, che era rituale, l'incisione rituale che fa parte appunto della circoncisione. Come Isacco e tutti i discendenti di Israele, questo rito significava l'appartenenza a Dio. Era un rito, questa incisione nella carne, soprattutto nell'organo che è preposto alla vita, che diceva proprio l'appartenenza a Dio, che diceva la consacrazione a Dio. A destra di questo quadro si vedono Maria, ecco qui rappresentata, e Giuseppe, che stanno guardando, sono in atteggiamento di preghiera, di adorazione, stanno guardando quello che il sacerdote e l'inserviente fanno, non partecipano attivamente. Questo, come vi dicevo prima, è un messaggio tipico dell'arte della Controriforma, che vuole sottolineare il ruolo centrale e fondamentale del clero, dei sacerdoti, e a discapito invece dei laici, a differenza invece dei protestanti che volevano, che sottolineavano una partecipazione più attiva proprio dei laici a discapito dei sacerdoti. A sinistra invece si trova un giovane, lo vediamo qui, che tiene in mano una candela e sta indicando una ciotola, la vediamo qui in basso, e questa ciotola è importante perché in questa ciotola verrà posto tra pochi istanti il prepuzio appunto dell'incisione, verrà messo qua dentro. La candela richiama la funzione di questo bambino. Infatti, come Gesù dirà più tardi nella sua vita pubblica, io sono la luce del mondo, chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Quindi questa candela accesa indica proprio la funzione di questo bambino, che è quella di illuminare, di essere luce per le genti. Non c'è tenebra che possa resistere alla forza dirompente di questa luce. Dio ha seminato nella nostra vita e nella vita di tutti gli uomini delle luci che sono necessarie, che sono fondamentali per districarsi tra le tenebre di questo mondo, e nessuno può dire di non aver visto questa luce. È come a dire che ogni uomo è chiamato a prendere posizione davanti a questo bambino, davanti a Gesù, a questo Dio incarnato. In alto vedete due angeli che volano e osservano appunto dall'alto la scena, mentre in basso, qui sulla sinistra, si vede di spalle la figura di un pastore. Questi uomini occupavano il posto più basso nella gerarchia sociale e religiosa del tempo. Che ci fa qui un pastore? Chiaramente è un riferimento a un altro episodio spesso rappresentato nell'arte, che è l'adorazione dei pastori, e che risale a 8 giorni prima di questo evento, quando i pastori rendono omaggio al bambino appena nato. Come vi dicevo, i pastori erano persone di un basso livello sociale e religioso. Perché? Perché erano costretti a vivere sempre dietro al gregge, all'aperto, per cui non potevano eseguire tutte quelle che erano le varie ritualità della religione di Israele, e per questo venivano considerati impuri, persone da evitare, persone poco raccomandabili. Ma quello che è straordinario, e Barocci ce lo fa capire proprio con la presenza di questo pastore, è che pur se erano evitati da tutti, non da Dio, che invece accoglie tutti, anzi cerca e vuole proprio quelle persone più problematiche. Non si accontenta di godere di un cuore buono, ma vuole incontrare, vuole entrare in un cuore che ancora non è buono, ma che lo può diventare. E ci sta male se non riesce, questa è la logica di Dio. E una citazione dell'Antico Testamento dice: Dio non vuole la morte del peccatore, ma che si converte viva, e soprattutto viva felice, realizzato. Un particolare in basso, vedete la presenza di quest'agnello, Chiara è davanti al pastore ed è posta in evidenza perché il pastore lo ha portato in offerta al bambino. Perché proprio l'agnello con le
gambe, le zampette legate, perché questo bambino in realtà sarà lui l'agnello che darà la vita e sarà quindi chiaramente un messaggio sacrificale la presenza di questo agnello. Infatti, il bambino che dona il suo primo sangue nella circoncisione è figura, immagine e richiama quello che sarà il dono del sangue che farà l'agnello immolato, cioè Gesù, sulla croce proprio per la nostra salvezza. E guardate cosa dice San Pietro a riguardo. Ci ricorda che non con cose corruttibili come l'argento e l'oro siete stati riscattati dal vano modo di vivere, ma con il prezioso sangue di Gesù, come quello di un agnello senza difetto e senza macchia. Per mezzo di lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria affinché la vostra fede e la vostra speranza siano in Dio. Qui in basso sulla destra vediamo delle brocche, vediamo dei bacili, vediamo dei panni candidi e sono chiaramente riferimento al rituale del battesimo, il sacramento che per i cristiani sostituisce la circoncisione appunto degli ebrei. Si potrebbe anzi porre in parallelo la circoncisione del veterotestamentario degli ebrei e il rito invece del battesimo del Nuovo Testamento. E nell'Antico Testamento alcuni profeti, in modo particolare Geremia, il profeta e il libro del Deuteronomio, parlano spesso della circoncisione del cuore, cioè non è semplicemente un atto esterno, un atto concreto, ma è un qualcosa di spirituale, qualcosa di interiore. La circoncisione del cuore deve avvenire contro ogni tentazione di ridurre il rito a qualcosa di esterno, qualcosa di tradizionale, lo facciamo perché tutti hanno fatto sempre così, perché nella mia famiglia si usa fare così, qualcosa di ritualistico, ma deve coinvolgere l'anima. Quindi, appunto, i profeti parlavano della circoncisione del cuore, noi questo chiaramente lo applichiamo al battesimo. La circoncisione del cuore, quindi un battesimo personale che ci coinvolga, vuol dire che deve penetrare in noi, deve coinvolgere le nostre emozioni, i nostri pensieri, la nostra volontà. La circoncisione del cuore vuol dire che recidere tutto ciò che è contro il nostro bene, il nostro vero bene. Il profeta Isaia affermava riguardo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore è lontano da me. Il grande comandamento di Gesù: amerai Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e amerai il prossimo tuo come te stesso, esprime proprio bene quello che intendevano dire i profeti, cioè un rito che si fa vita, che entra nella concretezza. Con questo invito ci possiamo lasciare, amici, e come al solito vi do appuntamento al prossimo video e vi ringrazio ancora per i messaggi, per tutti coloro che mi stanno aiutando e vi ringrazio per il vostro affetto.